potrebbe diventare, mentre si discuteva, che come cornacchia mette tutto parecchio, soprattutto per la richiesta di dati per capire, quindi per capire esattamente se questa tecnologia, questa volontà di riciclo dei rifiuti, lo si possa fare anche nella nostra città, nel nostro consorzio di rifiuti dell'Aquila. Credo che va anche giusto a Silvio oggi, non voglio fare nessun blog, può sognare questa tecnologia, è un sogno che ormai Gustavo Sizio è già da decine di anni che tenta, sono 40 anni signora, che noi, sono 40 anni che noi come città di Gustavo Sizio abbiamo un inceneritore, 40 anni e oggi, oggi all'inizio del mese di luglio probabilmente ci toccherà spostare fino al 2025 ancora questa vecchia tecnologia di riciclo dei rifiuti ma di incenerimento dei rifiuti. Io chiedo, ribadisco il concetto, Busto può sognare questa nuova realtà. Sono state date tutte le possibilità, tutte le risposte necessarie anche all'assessore Alberto Miraglio, che vedo qua, gentilmente è rimasto fino alla fine per capire. E l'assessore Lista. Quindi è a loro che invito, mando un invito a riflettere e far sì che questa scelta di portare a una ristrutturazione che si porterà fino al 2025, tra virgolette, forse, perché probabilmente si potrà durare 25 anni, una forte riflessione sia di giunta che di consiglio. È vero, Cronacchia ha ragione, alla fine è il consiglio che decide se Busto o Sizio vorrà ancora da qui al 2025 un incenerimento. Abbiamo presente anche il vicepresidente della provincia, quindi chissà se queste parole possono servire a scalfire una volontà che purtroppo Busto o Sizio ha visto protagonista la logica dell'incenerimento. Quindi chiedo, non tempi stretti, quindi i tempi, la politica si ridà quando vuole e su questo tema chiedo che anche il Comune di Busto o Sizio non intervenga con una delibera portata da ACAMO o da altri comuni al prossimo Consiglio Comunale, che si debba decidere in qualche rapporto una scelta che i nostri figli avranno le conseguenze, perché giustamente come diceva la dottoressa Carla Poli, i rifiuti, tutto viene trasformato, tutto viene rivisto e i fumi e le ceneri e tutto quanto di negativo che l'incenerimento produce sicuramente ritorna. Quindi massima volontà da parte mia di discutere, di analizzare, di avere anche ulteriori riunioni, importante che il Consiglio Comunale di Busto o Sizio sia veramente un consiglio comunale che voglia difendere la propria città e soprattutto che voglia cambiare o